procuratore generale richiede che all'esito di eventuale pronunzia di condanna la Corte accompagni la stessa all'applicazione di una misura cautelare che sia idonea ad assicurare l'esecuzione della sentenza nel momento in cui dovesse formarsi un giudicato di condanna definitivo. Così il procuratore generale, che al termine delle repliche ha praticamente chiesto l'arresto o i domiciliari. Pronta la risposta di uno degli avvocati di Sollecito, Giulia Buongiorno. Raffaele, Sollecito è in aula e non dà adito a comportamenti da fuggiasco, ha detto. Sollecito è seduto qua di fianco a me e non ha alcuna voglia di fuggire. Raffaele Sollecito ha invece evitato i giornalisti con un non commento, mentre il padre Francesco ha definito la richiesta del procuratore perlomeno prematura. L'udienza stamane si è aperta con l'arringa dell'avvocato Luca Maori, che difende Sollecito insieme alla collega Buongiorno. Maori ha fatto un appello alla Corte: assolvete Raffaele, non è stato lui a uccidere Meredith. Ho parlato soprattutto del fatto che l'alibi di Raffaele, quello che era stato considerato dal procuratore generale come un alibi falso, in realtà è tutt'altro che falso, è un alibi vero ed effettivo. Ho dimostrato, carte alla mano, che il computer di Raffaele Sollecito è stato in attività tutta la sera, praticamente la sera del 1° novembre, e che un soggetto, operatore umano, che non poteva essere altro che Raffaele, abbia quindi utilizzato questo computer. Quindi se Raffaele Sollecito ha utilizzato il computer, naturalmente non poteva essere fuori ad uccidere Meredith. Per la prossima udienza, il 30 gennaio, è prevista la sentenza e Sollecito probabilmente non ci sarà. È un po' difficile pretendere da Raffaele, come forse anche da me stesso, che siamo presenti in aula il giorno della sentenza, perché per quello che ho potuto passare io nelle presentenze, nelle letture dei dispositivi precedenti, è una situazione da un punto di vista emotivo veramente drammatica, ve lo garantisco. Quindi lo stiamo pensando, adesso vedremo, però vi dico che sarà, se lo faremo, sarà uno sforzo immane.